accettato solo perché non ho avuto abbastanza tempo per pensarci. Cioè, mi è arrivata la proposta talmente a ridosso all'inizio del film, ho detto, ma lo faccio, non lo faccio, come lo faccio? Cazzo, lo faccio, perché mi sono cacciato in questo guaio incredibile. A partire dalla trasformazione, la cosa più banale, cioè la trasformazione estetica, e ci tengo a citare i due responsabili, cioè Maurizio Milenotti e Costumi, che è una delle nostre eccellenze più grandi, e Mirella Ginnoto a acconciature, che mi hanno catapultato, perché io il lavoro preparatorio l'ho fatto prima di tutto sul costume e poi solo in seconda battuta con Jesus sulla recitazione. E Francesco Frigeri a scenografia, perché quello che citavi prima, quindi lo studio del dettaglio, poi l'ambiente dove io mi sono mosso, è davvero impressionante, è bellissimo. Quindi ho accettato per incoscienza. E quando hai capito che poi sarebbe stato ancora altro, cioè che non era la classica iconografia di Leonardo, ma era un modo per proprio riscrivere il personaggio, no? Che saresti dovuto andare dentro la sua mente, che anche a livello attoriale avresti dovuto rompere tutta una serie di immagini, immaginario che noi avevamo. Infatti, in seconda battuta, dico, un po' come ha detto Francesco, dico, vabbè, vado a fare un film biografico, insomma, epoca, e incontro Jesus, che invece mi fa fare settimane di letture, improvvisazioni sul personaggio, con ogni singolo altro personaggio che sarebbe stato in scena, e ho detto, allora, io veramente non ho capito in che guaio mi sto cacciando. Dall'altra, come giustamente diceva Francesco, questo è l'unico metodo con cui si può fare un buon lavoro. Non che avessi considerato superficiale l'approccio iniziale, la mia decisione è avvenuta sull'entusiasmo della possibilità di interpretare Leonardo, il come, il modo, l'avevo capito fino a un certo punto, ma avevo una base di giudizio, avevo visto i film precedenti, sia quello di Jesus, e sia gli altri film d'arte Sky. In questo caso però mi veniva proposto di alzare l'asticella, e dal punto di vista più interessante per quanto riguarda l'attore, cioè dal punto di vista umano, l'asticella poi della post-produzione, della confezione, quella è responsabilità di tante persone che sono qua in sala, ma un poco del mio lavoro. Invece dell'approfondimento su chi è davvero Leonardo, che è poi la cosa che sappiamo di meno, invece aspettava a me e al lavoro fatto con Jesus, che è stato faticosissimo e estremamente, estremamente stimolante e interessante. E ancora lo ringrazio, perché è un approccio, è l'unico approccio possibile per fare qualcosa di qualità, e spero che vi sia arrivato questo lavoro.